E ciao a tutti amici, oggi siamo qui per vedere come si esegue l'audio ducking in DaVinci Resolve. Innanzitutto, cos'è l'audio ducking? È una tecnica per cui abbiamo su una traccia il parlato e su una traccia la musica e facciamo sì che la musica si alzi come volume e si abbassi in base al nostro parlato, però in maniera automatica, senza dover segnare keyframe e abbassare e alzare l'audio manualmente. Innanzitutto vediamo sulla traccia 1, io ho messo il parlato, andiamo a segnare su audio 1, clicco due volte e scriviamo parlato, così si identifica subito la traccia, andiamo a mettere in solo e ascoltarla. Questa è una prova di audio ducking. Ecco, vedete che presenta queste parti di silenzio, sono fatte apposta per vedere se la musica verrà su. Quindi qui adesso clicco due volte e scriviamo musica, questo non è importante, è solo un buon consiglio nominare sempre le tracce così sappiamo bene cosa c'è. Quindi adesso se andiamo ad ascoltare musica e parlato assieme sarà un bel caos perché la musica è alla stessa altezza del parlato. Sentiamo? Questa è una prova di audio ducking. E avete visto che sia il parlato che la musica hanno un livello di meno 10 dB. Adesso, allora, cosa facciamo? Ci spostiamo nella Farlight, qui. Attenzione a non confondervi perché nella Farlight viene rappresentato la traccia audio come i due canali destro e sinistro, quindi vediamo due tracce ogni traccia, abbiamo due canali audio, ecco qua possiamo vedere che abbiamo quattro canali, questo è il parlato, questa traccia qua e questa traccia la musica. Per andare ad eseguire l'audio ducking si fa così, si apre il dynamic intanto sul canale 1 che è il nostro parlato. A cosa serve il dynamic? Serve a comprimere in maniera automatica con il compressore la nostra voce, quindi noi attiviamo e possiamo far sì che la nostra voce resti all'interno di un certo valore di volume. Se infatti mettiamo in play vediamo che quando il volume aumenta qui viene tagliato. Facciamo la prova per vedere se la musica sale e scende quando io parlo. Avete visto la parte celeste qui? La parte celeste rappresenta la parte che DaVinci va a comprimere. Per farlo funzionare bene converrebbe abbassare qui, quindi avere un buon margine di recupero gain reduction celeste e poi in uscita avere un make up che va a tirare su fino al livello che serve a noi. Quindi facciamo questa prova. Questa è una prova di audio ducking. Vedere se la musica sale e scende quando io parlo. Ok, abbiamo così livellato il parlato. Ora cosa facciamo? Inviamo la traccia del parlato, quella che viene sentita attraverso questo pannello dei Dynamics, la inviamo alla traccia della musica. Come facciamo? Sempre dal compressore troviamo Send, che vuol dire appunto invia, quindi attiviamo questo. In questa maniera questa traccia verrà inviata in esterni. Chiudiamo il pannellino, ma non servirebbe perché quando cambiamo si commuta sull'altro, ma per farvi vedere chiudo questo e apro quello della musica. Facciamo la stessa cosa con la musica, quindi andiamo a accendere il compressore e adesso su questa traccia attiviamo l'ascolto, cioè listen. Listen vuol dire che verrà ascoltato quello che dall'altra parte è in send, quindi il nostro parlato. Cosa dobbiamo fare ora? Dobbiamo regolare l'attacco hold e release, cioè l'attacco, il trattenuto e il rilascio della velocità di abbassamento e innalzamento del volume.
Perché se è troppo veloce sentiremo una caduta troppo rapida del volume e, o viceversa sarà troppo lenta, così il rilascio. Ma lasciamo un attimo così con i valori di default e guardiamo cosa succede adesso sulle tracce in uscita. Quindi chiudiamo questo pannellino. Questa è una prova di audio ducking per vedere se la musica sale e scende quando io parlo, cioè la musica sale quando sto zitto e ovviamente scende quando sto parlando. Avete sentito che ora c'è proprio l'abbassamento e l'innalzamento del volume in base al parlato. Ovviamente magari adesso il rilascio è un po' rigido, eccetera, e quindi potete regolare il rilascio più lento o più veloce e così l'attacco più immediato o un pochino più rallentato. Sentiamo la differenza, io lo porto a zero. Andiamo ad ascoltare. Questa è una prova di audio ducking per vedere se la musica sale e scende. Avete sentito che c'è lo stacco immediato della musica quando inizia il parlato. Proviamo a alzare e alziamolo molto. Sentiamo la prova di audio ducking per vedere se la musica sale e scende quando io parlo, cioè la musica sale. Avete sentito che è molto più morbido, cioè quando attacca a parlare la musica scende molto più lentamente. La stessa cosa possiamo fare con il rilascio, appunto se alziamo così la musica tornerà su lentamente, se invece vogliamo lo stacco netto appena finisco di parlare, bon, la musica deve partire alta, basterà portare a zero. Cioè la musica sale quando sto zitto e ovviamente scende quando sto parlando. Allora mi chiederete cos'è hold, che è appunto trattieni, che se in queste pause sono molto lunghe per cui appunto la musica torna su e torna giù, ma se avessi delle pause brevi, un attimo di esitazione di una parola, se l'hold fosse troppo basso non c'è un trattenere il volume basso e quindi su quei buchi il picco sarebbe immediato, la musica tornerebbe su, forse sarebbe troppo fastidioso ogni momento in cui la voce sta zitta sentire questi picchi di musica che tornano su. Allora regolando l'hold si può regolare in millisecondi di quanto il volume viene trattenuto basso, cioè tra una pausa e l'altra. In questa maniera evitiamo appunto questi continui picchi sulle pause. Invece appunto con il ratio e il threshold noi regoliamo di quanto deve abbassarsi il volume, guardate, per vedere se la musica sale e scende. Per vedere se la musica sale e scende quando io parlo. Quindi avete visto che con lo scalino io regolo dove e quanto deve abbassarsi per vedere se la musica sale e scende quando io parlo, cioè la musica sale quando sto zitto. Bene, spero vi sia piaciuto questo brevissimo tutorial, che era anche per un amico che aveva bisogno di rivedere come si fa in DaVinci Resolve questo automatismo di audio ducking. Grazie per avermi seguito, mettete un like e alla prossima! Iscriviti al canale YouTube di Franco Aversa e clicca sulla campanella per essere avvisato quando ci sono nuovi video.